Allora, il riconoscimento, salto che l'OMS ha riconosciuto la fibromialgia già nel 1992, che l'Europa ha sollecitato tutti gli stati membri a riconoscerla, queste sono tutte cose che sappiamo. Cosa succede in Italia? Questa cartina l'ho fatta per dare un'idea della famosa macchia di leopardo di cui si parla sempre, cioè quello che avviene nelle diverse regioni, perché in Italia ci sono figli e figliastri. Per cui, cosa succede? In Italia al momento l'unica regione che ha fatto, che ha ottenuto un riconoscimento con esenzione, perché sentirete spesso parlare la tal regione ha riconosciuto la fibromialgia, lo sentirete dire, in realtà nulla di tutto ciò, cioè l'unica regione in Italia che effettivamente ha potuto fare un vero riconoscimento con anche inserimento per quanto riguarda il piano economico è il Trentino, sono le province autonome, solo loro, perché hanno potuto chiaramente disporre di fondi che loro hanno deciso di destinare degli extra LEA, quindi c'è una minima presa in carico del malato fibromialgico. Per tutte le altre regioni italiane, e lo dico con certezza perché noi siamo a tutti i tavoli regionali, in realtà le cose sono molto complesse. Io ho cercato di raggruppare un po' in base ai colori, ma ogni regione poi è diversa. Quello che posso dire è che ieri forse si è concluso per esempio il tavolo in Sicilia, dove siamo presenti, e c'è stato, vabbè, l'Emilia Romagna sapete che ha fatto le linee guida, però effettivamente ancora il PDTA anche in Regione Emilia Romagna non è stato avviato, quindi siamo nella fase di passaggio fra la teoria e la pratica. E quindi potrei addentrarmi in ogni singola regione, però non vi voglio tediare con questo, posso solo concludere che a livello regionale non c'è nessuna regione, a parte le province autonome, che abbia effettivamente preso in carica il paziente come intendiamo noi, cioè avere il famoso team multidisciplinare a disposizione, avere una parte di esenzione e i diritti che spettano agli altri malati. Tutto ciò non c'è. Regione Sicilia, vedete, è stato concluso il tavolo tecnico ieri, Regione Toscana effettivamente ha approvato il PDTA, quello che vi ho mostrato prima, sono diciamo nella fase di attuazione, di passaggio anche qui tra la teoria e la pratica. Regione Basilicata per esempio abbiamo ottenuto un pieno riconoscimento, è tutto stato predisposto, ma in realtà non parte nulla, perché finché gli ospedali non decidono di applicare questo PDTA siamo fermi al palo, idem per la Regione Lombardia. La Campania ha appena accettato delle nostre mozioni. Aggiornamento per la Regione Abruzzo del 9 ottobre 2019. Con l'approvazione all'unanimità in Commissione Sanità all'Aquila è stato dato il via libera ad un tavolo tecnico di lavoro per il riconoscimento istituzionale di malattia progressiva ed invalidante per la fibromialgia. Presente all'incontro anche il referente regionale del CFU, il Comitato Fibromialgici Uniti, Giuseppe Volpe, il quale ha portato la sua testimonianza in quanto affetto da questa patologia. Parliamo invece a livello ministeriale, perché poi anche lì, perché ogni regione dovrebbe muoversi singolarmente quando basterebbe che venisse inserita nei LEA e sarebbe l'unica possibilità per avere un riconoscimento ampiamente attuato su tutto il territorio nazionale, perché in fondo è vero che c'è il rapporto Stato-Regioni, ma è anche vero che l'inserimento nei LEA ancora spetta unicamente allo Stato. Quindi se ci fosse questo riconoscimento si potrebbe smettere di perdere tanto tempo di regione in regione, perché credetemi, credo che anche questo fra l'altro sia un costo non da poco per le regioni che devono comunque occupare tanto tempo e tante persone coinvolte per l'emanazione di questa documentazione. Quindi il 3 agosto 2017 abbiamo consegnato il primo dossier. Ad ottobre la Consensus Conference di cui vi ho parlato prima, che fino
A settembre 2018 il Ministero aveva confermato che la documentazione era congrua, corretta, completa per poter procedere al riconoscimento e inserimento nei LEA. Mancava solo, fra virgolette, la parte del bilancio, cioè questo riconoscimento doveva essere finanziato, anche se io sono un po' in contrapposizione da questo punto di vista, perché sono stata anche in audizione al Senato, perché saprete che nel frattempo al Senato sono state fatte diverse proposte di legge, ma a ottobre 2018, fra le varie proposte di legge, il Presidente della Commissione Sanità ha deciso di scegliere come testo unico il disegno di legge 299 a prima firma Paola Poldrini, e effettivamente questo DDL attualmente è in fase di valutazione. Io avevo fatto anche un estratto dell'intervista, ma credo che non parta, non si sente l'audio, suppongo. Si può sentire, perché il 12 maggio scorso, che è la giornata mondiale della fibromialgia, l'onorevole Poldrini è stata ospite al nostro convegno nazionale, e quella sulla destra che vedete è Barbara Racchetti, che è una giornalista di Donna Moderna che ci segue da tanto tempo e ha per noi intervistato. Che oltre a riconoscere la fibromialgia o sindrome fibromialgica, perché diciamo che ci sono variati, come posso dire, sintomatologie che completano la fibromialgia, quindi sindrome fibromialgica, non solo il suo riconoscimento, ma tante altre cose necessarie per il paziente fibromialgico, come l'individuare dei centri di riferimento per i malati fibromialgici che siano a livello nazionale, per evitare che appunto i pazienti vadano a destra o a manca senza sapere qual è un punto di riferimento riconosciuto dal sistema sanitario. Quindi anche alla formazione dei medici, perché spesso e volentieri, soprattutto in ambito lavorativo, il medico competente, che è il medico che si deve occupare della salute dei lavoratori, non riconosce questa malattia, e quindi lo stesso paziente, lo stesso lavoratore paziente si sente affranto da questo, non gli si riconosce una sofferenza che invece lui ha. Quindi mettendo anche formazione, centri di riferimento, ma anche divulgazione, come si sta facendo con le associazioni in questo campo, perché le associazioni sono una parte importante anche per fare questo tipo di lavoro insieme alle istituzioni. E anche in ambito lavorativo dare la possibilità a queste persone che sono affette da fibromialgia, la possibilità di fare il telelavoro, che può essere un'altra possibilità in più per non essere esclusi, non essere lasciati a casa, ma poter continuare la propria attività, per poter continuare insomma il proprio percorso anche di lavoro importante. Dopodiché già esistono delle linee guida, la nostra regione, la regione Emilia-Romagna, le ha già emanate, e devo dire che ci sono tante regioni che stanno lavorando, ma noi abbiamo bisogno di avere uno spaccato di tutto il nostro territorio nazionale. E chiariamo che differenza c'è tra il riconoscimento della malattia, che appunto è stata riconosciuta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, quindi a livello mondiale è riconosciuta, certo, ma il fatto di essere inserita nei LEA, perché tante persone dicono: ma sì, la malattia è riconosciuta, però quando vado alla ASL poi, certo, non ho la diagnosi e non ho la possibilità di avere un'esenzione. È questa la differenza? Certo, è questa la differenza, perché sono due percorsi paralleli, entrambi necessari, devo dire, per far appunto mettere nero su bianco sul tema della fibromialgia. Allora, il riconoscimento per legge è importante per tutto quello che abbiamo detto prima, formazione, lavoro, via dicendo. Per quanto riguarda invece l'inserimento nei LEA, quindi livelli essenziali di assistenza, che sono praticamente il riconoscimento del sistema sanitario nazionale di quelle terapie che sono di riferimento a una tal patologia, che vengono riconosciute con esenzioni. Missione LEA, perché abbiamo una commissione LEA, e alla commissione aggiornamento LEA di inserire anche la fibromialgia. In più ha fatto un lavoro molto importante, che è quello di avere mandato a tutti gli assessorati delle regioni, quindi i 21 sistemi sanitari nazionali, affinché rispondesse a una sorta di censimento per sapere, proprio visto che la legge va avanti parallelamente, avere lo spaccato nazionale di che cosa sta succedendo a livello appunto regionale. La direzione di programmazione vuole avere
uno spaccato nazionale di che cosa sta succedendo, per vedere di uniformare anche e mettere ad esenzione quelle necessarie visite che servono per il riconoscimento della fibromialgia, per riconoscere la malattia e per appunto averne anche un'esenzione. Ecco, la 104 ti consente di fare delle assenze dal lavoro, diciamo, giustificate, perché il vero tema lavoro è poi quello, le assenze che tu fai e che non ti vengono riconosciute, perché il medico che certificato ti fa? Certo, infatti, quando è proprio per quello che abbiamo messo anche il tema del lavoro, perché il medico competente, una volta riconosciuta la fibromialgia, ha atto anche lui di poter mettere nel certificato affetto da fibromialgia e quindi riconoscimento anche in ambito lavorativo. Le ultime due parole che ha detto sono molto importanti. Fra l'altro, 2 giorni fa sono stata a Roma a un evento organizzato da Cittadinanza Attiva e dall'Ordine dei Medici, al quale era presente il viceministro Sileri della Salute, che fra l'altro era colui che faceva le audizioni al Senato, e il ministro Boccia, che è proprio il ministro dei rapporti Stato-Regioni. Allora, la domanda che gli ho fatto e che spero abbia una risposta è che in realtà tutto quello che io vi ho raccontato fino adesso, quindi documentazione accettata, consensus conference, tre società scientifiche, tutto bello, tutto bene, se non che improvvisamente l'Istituto Superiore di Sanità ha deciso che questi studi non fossero ancora sufficienti e ha richiesto un'ulteriore ricerca. Alla parola ricerca noi ci siamo entusiasmati, abbiamo detto bene, il Ministero che promuove una ricerca. In realtà non è altro che, chiamiamolo, un assemblaggio di FIC, che sono i questionari di cui si è ampiamente parlato, richiesti a una serie di ospedali in giro per l'Italia che non sappiamo, ai pazienti che non sappiamo, quindi si fa questa ulteriore ricerca per definire i gradi di severità della fibromialgia semplicemente facendo compilare i FIC, che sono quei questionari che ormai tutti i medici fanno compilare quando si tratta di fibromialgia. Per cui, ecco, io in questo caso ho detto dissento un po' da questa scelta, perché procrastina ulteriormente, anche perché la scienza, la medicina, grazie al cielo, non si fermano. Se non si dà un punto zero e si decide che ad oggi le cose sono così, ma si aspetta sempre un altro studio, noi il riconoscimento non l'avremo mai. Non solo, il Ministero ha mandato a settembre 2018 a tutte le regioni questa richiesta di mandare una fotografia esatta di quello che sta avvenendo in ogni regione. Cioè il Ministero diceva: voglio sapere ogni regione cosa sta facendo, se sta facendo, in modo che prendiamo tutti i dati di tutte le regioni, li mettiamo insieme, vediamo cosa manca, istituiamo un nuovo tavolo tecnico per battezzare delle linee guida nazionali che saranno così applicate in tutte le regioni. In realtà pochissime regioni hanno risposto, nonostante 3 solleciti, alcune delle quali, probabilmente mal interpretando la richiesta, hanno deciso di partire a fare tavoli tecnici, mentre il Ministero voleva una fotografia a settembre 2018. Quindi allo stato attuale siamo con un DDL che è stato, diciamo, accettato, ci sono già state le audizioni, però adesso è cambiato il governo, quindi non si sa, e con l'inserimento nei LEA, che non si sa, perché si sta aspettando questo ulteriore studio, che non è un vero e proprio studio. Quindi io vi lascerei con un altro piccolo video che per me ha una grandissima importanza, perché è un video realizzato dai ragazzi del liceo artistico che abbiamo promosso a maggio, sempre per la giornata mondiale della fibromialgia, e che spiega dal punto di vista dei giovani che cos'è la fibromialgia.
summer just has passed. In the shade of a willow tree creeps a crawling over me.